E ciao e benvenuti a questo nuovo video, lo so che ve lo aspettavate tanto, l'ho anche fatto in ritardo, avrei potuto farlo ieri sera ma dovevo uscire il video acquisti. E comunque, parliamo della nuova fantastica idea di Panini, ovvero quella di utilizzare le blind pack anche nei fumetti Marvel. E quindi so che siete qui apposta, sentitevi pronti a me che lancio strali di odio contro Panini, invece no perché fanno benissimo. Perché se il lettore è stupido si merita di essere punito. Questo è un mio pensiero personale che è potente dentro di me. Io l'ho già ribadito più e più volte, ormai da mesi. Più le iniziative di Panini si fanno assurde, più ve lo faccio notare. Non è la casa editrice a decidere cosa dovete collezionare, siete voi. Se voi cadete nei tranelli economicamente sconvenienti che vi fa una casa editrice, è più che naturale che un'azienda, che quindi nasce per guadagnare, continui ad utilizzarli e non solo continuerà ad utilizzarli, ma li utilizzerà sempre di più. Ma prima di analizzare un po' meglio il discorso, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ho qui tutte le news. Eccole qua, abbiamo le informazioni. Miles Morales, Spider-Man Blind Pack, quale cover troverai? Già era successo per Togenanki qualche mese fa ormai, è stato un enorme successo, si sono esaurite completamente. E tra l'altro, per assurdo, per dimostrare quanto sia complesso il livello di incapacità del lettore medio, addirittura le variant meno rare di Togenanki si trovavano in vendita su eBay a cifre ridicole, roba tipo, non sono certo, ma roba tipo 80 euro. Penso di averci fatto un video quando è uscito quel periodo lì. Però era stato un tale successo di vendita, ma anche economico per i reseller, che, mio Dio, una roba senza senso. Detto questo, già ne è stato annunciato un altro manga che uscirà con la stessa formula, Windbreaker, tipo? Sconosciuto da noi per ora, ma ho visto che in Giappone, quando c'ero le settimane scorse, del merchandise l'ho visto. Volevo anche prenderlo, poi c'era troppa coda e non l'ho fatto. Però era normale, ci vogliono provare, lo stanno facendo anche con Marvel. È un test, come sempre. E quindi il nuovo numero di Miles Morales Spider-Man, il rilancio del personaggio, avverrà praticamente allo stesso modo, anche se con effettivamente un po' di differenza a livello di quello che trovate all'interno. Perché, come vedete, il numero 1 di Miles Morales Spider-Man conterrà una delle quattro copertine possibili. La regular, normale. La versione limited di Federico Vicentini in 500 copie, erano 1000 quelle di Togenanki a suo tempo. Una versione ultra limited in 50 copie, erano 100 quelle di Togenanki. Ora io mi aspetto che questa, la tiratura generale di questo sia più bassa, per tutta una questione di motivazioni, intanto perché credo esca solo in fumetteria e non anche in edicola il fumetto in generale, anche se sinceramente Togenanki, essendo stato in blind pack, non credo sia arrivato nelle edicole, non lo so. Ma in ogni caso, in più, c'è una cosa ancora più folle, una variant in un'unica copia di Gabriele Dell'Otto. E immaginatevi la situazione in cui effettivamente questa cosa non funzioni, non venda tantissimo, non vengano esaurite e la variant di Dell'Otto rimane in un qualche magazzino sperduta. Sarebbe divertentissimo. Spero di no, spero tra l'altro che si veda, che qualcuno che l'ha trovata la faccia vedere tipo su Instagram, perché è una cosa comunque figa di per sé. Abbiamo poi anche comunque tutte le varie versioni anche in grande. Questa è la regular, la variant limited, la ultra limited e la copia unica. Ammetto che a me personalmente non me ne frega niente, cioè io sicuramente comprerò un numero e l'unica cosa che mi pesa un po' è che inevitabilmente dovrò ordinarlo in fumetteria, perché se no c'è effettivamente il rischio di non trovarlo, perché arriva un pazzo, se ne compra tutte le copie presenti e io rimango così e poi devo aspettare un'eventuale ristampa non blind, che per carità mi va benissimo, però vorrei averlo il primo numero, anche perché ne parlo, quindi mi piacerebbe leggerlo e sapere cosa succede. Comunque, detto questo, io trovo non ci sia niente di male di per sé. Non è tecnicamente gioco d'azzardo nel momento che tu per i tuoi 5 euro il tuo numero di Miles Morales Spider-Man ce l'hai, comunque ti vada. Se poi una persona è matta e vuole rischiare la sorte e comprarsene 500 nella speranza di trovare la coppia unica, avviene in tantissime cose questa roba. Allora anche, appunto, le figurine sono gioco d'azzardo? Anche no. I giochi di carte collezionabili sono giochi d'azzardo? No. È un problema che questa cosa venga applicata al mondo del fumetto? Per me non lo è, anzi, è quasi divertente. Io mi compro il mio fumetto e ho la possibilità di trovare qualcosa di un po' più raro. Ci sta.
non noto il problema. Come sempre, il problema non è la casa editrice, ma il lettore che si fa un sacco di paranoie o che ritiene che se non possiede la variant unica di Dall'Otto, allora non è un vero collezionista. E non è così, non lo è. E ovviamente nei commenti si è scatenato l'inferno, abbiamo gente appunto preoccupata per la situazione del fumetto, altri che parlano di iniziativa rischiosa in termini di immagini, ciao Davide Maga. E poi ovviamente i migliori, quelli che addirittura si rifanno al gioco d'azzardo, il decreto Balduzzi che impone a indicare la probabilità di vittoria in materia di gioco d'azzardo. Vittoria di cosa? Tu compri per 5 euro un fumetto e quello trovi, non è gioco d'azzardo. E poi ovviamente i migliori sono sempre quelli che tirano fuori le vecchie cose di Panini, come questa uscita, cari lettori e lettori, la situazione di grande difficoltà di questi due anni ha determinato, come vi sapete, una serie di rincari sulla carta. Ora, cosa c'entri questo col fatto di stampare tante copie di un fumetto sperando di venderle tutte e quindi di guadagnarci? Sono aziende, ogni tanto questa cosa sfugge, non è lo stampare anche 10.000, 100.000 copie di Miles Morales che distrugge l'industria della carta italiana. Sono i grandi numeri, il fatto di pubblicare tutti quei fumetti, ovviamente, vabbè. Ma non sto qui a farne un discorso su questo. E per me la cosa potrebbe anche finire qua, ma ovviamente poi Panini deve sempre farmi incazzare, perché sì. Ieri, ovviamente, quando ho letto questa cosa, ho commentato, ehi, sapete cosa sembra? Un test di intelligenza per i lettori. Vinceranno i lettori di comics o i lettori di manga? Ora, sotto questo commento uno si è subito incazzato dicendomi: ah, tu che distingui i lettori di manga dai lettori di comics quando sono tutti fumetti, sei il problema numero uno del mondo. Io gli ho risposto tipo: hai ragione, mi hai annichilito, distruggerò, chiuderò tutti i miei social. Lui si è arrabbiato, ma non ho mai potuto leggere la sua risposta, perché Panini mi ha cancellato il commento, tutto il mio commento, cioè quello sul test di intelligenza. Ma seriamente? Cioè, c'è gente che li accusa di non essere ligi alla legge sul gioco d'azzardo e viene cancellato il mio commento in cui dico: ehi, sembra un test di intelligenza. Ma seriamente? E che ho fatto di male? Ho riso su Instagram? Ritengo che i social siano anche un posto in cui farsi due risate ogni tanto. Tra l'altro, mentre mi veniva cancellato il commento, io ero in live sul mio canale Twitch a difendere Panini su questo argomento, perché, ribadisco, secondo me non c'è nessunissimo problema e anzi è un'iniziativa che nel complesso mi diverte anche, perché non c'è niente di male alla fine. E, per carità, se ci fosse qualcosa di male, sarebbe tipo la circonvenzione di incapace, che vorrebbe dire che si ritiene che il lettore di fumetti sia di base un incapace. È così? Boh. Comunque, saluto gli amici di Panini nel caso vedano questo video, non credo, ma mio Dio, vorrei capire perché ce l'hanno tutti con me. Però comunque li ho difesi anche questa volta, nonostante io spesso non sia assolutamente d'accordo con certe iniziative di Panini, tipo i prezzi sparati a caso perché si presume che le variant vengano vendute, Berserk, Eclipse, o peggio ancora quello di Spider-Man venduto a prezzi più alti in Italia rispetto alla Spagna e rispetto addirittura alla Germania, in cui costava tipo 100 euro in meno. Su cose così li critico, su cose come questa secondo me non c'è alcun motivo di arrabbiarsi o prendersela. Le variant non sono una necessità, sono un extra in più. Tra l'altro, il valore di una variant in italiano non sarà mai una roba così trascendentale. Se volete guadagnare, rivolgetevi al mercato USA, che ha più senso. Quindi direi che non ho altro da dire su questa cosa. Al solito il mondo fumetto se la prende per le stronzate, non accorgendosi invece delle cose in cui seriamente diventano non belle. E boh, tipo appunto foraggiare il mercato dell'aftermarket, o addirittura quando è la casa editrice stessa che si mette a fare aftermarket vendendo le versioni variant identiche all'originale a prezzi sparatissimi. Cose di questo tipo, ma vabbè. Comunque, con questo è davvero tutto, vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, mi trovate tutti i giorni live dal lunedì al venerdì alle 18, alla domenica alle 21, in cui parlo appunto delle letture della settimana, poi ho Telegram con un gruppo in cui parlano di fumetti, un canale con le notifiche e un canale con le offerte, Instagram, secondo canale YouTube Cantina Pelata con le live ricaricate da Twitch, e con questo è davvero tutto, ci vediamo al prossimo video, e per ora, potere pelato!